ma quando hai iniziato a suonare la chitarra, Enzo? Ho cominciato a suonare nel 60... 64-65. 64-65? Sì. Ma la chitarra elettrica? Sì. E a Roma? Stavo a farmi chitarra a Bologna allora. A Bologna? Quindi, cioè, nel senso, all'epoca era proprio l'inizio... L'inizio. Quando sono arrivate le chitarre elettriche in Italia, ecco. Sì, ma guarda, no, c'erano. C'erano. Sì, c'erano, però... Perché avevo comprato il disco dei Beatles sotto il militare. Sotto il militare ho comprato... Il disco dei Beatles? Il primo disco dei Beatles, 64, però. Mi ero portato su il giradischi perché stavo in un... Facevo il centralinista. Quindi c'era l'opportunità di fare qualsiasi cosa. Guarda, stanno a mandare i cuori, questa è la cosa che interessa, vai, raccontaci. Facevo il centralinista e quindi c'ho avuto l'opportunità di portarmi giradischi, dischi, una chitarra e cominciare a impararmi là, tutto qua. Quindi, cioè, bella cosa, invece di andare a fare, cioè, a sparare gente, uno sì, beh, no, rispondevi al centralino del generale, ma basta, tutto lo alzo, non è che devi fare delle grosse cose. Quindi ho cominciato là, dopo sono tornato a Roma. Cioè, ma passi il generale, che sai dire? Mi passi il generale, che poi vanno in giro a spasso, non fanno un cazzo, poi cioè, voglio dire. No, no, come per dirti che c'è, nel senso, è una cosa proprio che prima, come rispetto, diciamo, del G8, ci sono stati individui, cioè della polizia penitenziaria, uno hanno pure cioè, arrestato di un generale, che poi voglio dire, che questo è uno scandalo perché si faceva portare... Cioè la scorta la utilizzava per farsi portare, capito, a casa le spese, le cose. Questa è la setta, tutte le parti. La setta dei mafiosi, quelli, so, gli ufficiali. Adesso la voglio dire, poi non... Secondo che... Vabbè, cioè moggi, senza generalizzare troppo, però... Io ho visto dei marescialli proprio allucinanti, che si portavano via vite di Dio. Che si portavano via, allora non ho detto male, cioè... No, vabbè, se la voglio dire io. Che se mi domandano le prove, io ce l'ho le prove. No, però vabbè, a parte prove, però cioè nel senso è così, cioè nel senso che sei azzottata una roba. E quindi è iniziato là e quindi poi diciamo hai proseguito a Roma. Sì, ho cominciato a fare i cover, poi nel 67-68 c'erano piccole band, capito, all'inizio facevi i cover dei Doors, dei Kings o di qualsiasi altro. Poi ma cioè nel senso l'input di ascoltare questa musica, no? Ecco, avvicinate qua. L'input di ascoltare questa musica, da te, da dove ti è venuta? Da me stesso. Cioè, ma no, la fonte proprio, dove l'hai ascoltata? Guarda, la fonte era... Cioè, la prima cosa che hai sentito rock. La prima cosa che mi piaceva a me era nel 57 Little Richard. Capito? Con Goldie Miss Molly, Lucille, True Film Mama, Long Tall Tale, tutto questo. Lì siamo proprio the Source of Rock. All'inizio. E l'hai sentito in Rai, cioè, nel senso... No, sentivo, poi c'erano fatto pure i film, eccetera, eccetera. Quindi c'è nel senso... Quindi, però allora era negativo, nel senso che ascoltavo solo. No, però cioè, no, questo c'è nel senso, era la domanda per capire, perché all'epoca, cioè, nel senso, non è stato comune... Cioè non tutti quanti, capito, hanno ricevuto questi input che ti hanno portato a suonare la chitarra. Allora, guarda, te lo dico subito, non seguivo mode. Chiuso. No, no, questo c'è. No. Eri già anticonformista. Naturale. Cioè, mi piaceva Little Richard perché c'aveva la grinta, c'era la voce, c'aveva la raucetene giusta, c'aveva il groove bello che mi piaceva, ma questo l'ho scoperto dopo. Allora era... Vabbè, era il sound che ti aveva detto. Sì, ma allora era, mi piaceva e basta. Ma perché cioè noi stiamo a parlare di, cioè, nel senso di una cultura che all'epoca, negli anni 60, in Italia, 60, sì. Prevalentemente era quella, cioè niente nulla toglie, però era quella popolare. Cioè da fisarmonica che andava sì, a suonare. Sì, no, ma insomma, no, al massimo no, c'era... No, non perché non, quello no, non sia... Allora al massimo c'era Tony Dall'Ara. Gli urla... Manco Battisti c'è stato. Gli urlatori. Capito? O Carosone, cioè nel senso chi sì, ha portato vabbè, un po' di blues in Italia è stato Carosone. Carosone è un ambito a parte, è un divertimento a parte. Già quando comincia a fare, tu puoi fare l'americano,
con quel sound là. Quella storia là. Cioè, nel senso, quello che ha portato, diciamo, il sound, quello, diciamo. Sì, poi... però non è che hai mai influenzato. No, ma forse a me quello mi piaceva. Quindi già la musica, il radio, da ragazzino così. Quello che va a influenzare quando è in maniera passiva, quando senti e basta, ma non capisci, che dici sì, mi piace, no, non mi piace. Era quel mondo là, era proprio non come suonavano, perché dopo mi sono reso conto come si suonava. Vabbè, certo, era il sound. Era il suono che ti è entrato dentro. Perché quelle cose là toccavano qualche cosa internamente a me, cioè l'anima. Certo. Dato che era un'anima abbastanza disperata, quelle cose mi parevano che mi portavano fuori. Quindi quando mi sono messo a suonare... Perché quella, senza dimenticarlo, e quindi da lì Little Richard, che voglio dire, nel senso, sono suoni... che vengono anche da forme dei lamenti, di lotta, dei neri, tra fino all'Ottocento e Novecento, quindi blues e rock. Ma non solo, poi lui era omosessuale, aveva problemi religiosi, lui poi ci ha traslato questo nella sua condizione. A me quello che mi interessava era quella grinta che c'aveva, quella voglia di esistere, ecco perché non ho mai seguito mode. Ma quando sento qualche cosa che mi tocca, dico, adesso chiaramente dico, mi insegna qualche cosa? No, però mi piace perché mi tocca qualche cosa, capito? Allora, però io ho fatto la domanda per andare a scovare qual è stato, perché in un'epoca, capito, che non era per tutti. Ti voglio dire, la domanda chiave di tutto è, lo compri l'album, sì o no? Allora, se il disco mi piace non è detto che io compro l'album, perché io compro un album se mi insegna qualche cosa. Uno, perché faccio ormai, perché mi piace anche impicciare con la musica, capire un attimo come funzionano. Ecco perché uno va a vedere un attimo come funziona Van Halen, come funziona Frank Gambale e tanti altri chitarristi. Capito? Certo, e quello è stato l'input che poi ti ha portato con la chitarra a provare il mondo del rock. Sì. Quindi anglofono e poi c'è... Anglofono, io mi ricordo che c'era una bandiera inglese. No, inglese, anglofono significa americano e inglese. Vabbè, ma insomma, non quello che ci è arrivato è stato l'inglese, perché di mostrare la verità è arrivato John Mayer con i Bluebird, con Eric Clapton. Questo io non lo so, tu l'hai vissuto, io tutte, cioè, quelle erano tutte le cose che mi sono parlato là sopra, capito? E che, chi sono? Era John Mayer che stava da Sierra, faceva blues e cantava, e c'era Eric Clapton che suonava la chitarra, poi c'era... Jeff Beck c'era già. Sì, già c'era il con gli Yardbirds. Sì, certo, c'è con gli Yardbirds, che è venuto pure al Festival di Sanremo. Però io ho seguito più del Jeff Beck, che sentivo il patto con la chitarra Only Hanshaw, che mi piaceva tanto. Poi c'era già allora Alan Holdsworth, che era proprio il mago. A parte Hendrix, che ti voglio dire come toccava, Hendrix è proprio quello che ha portato il sound moderno, dal vivo, ho sentito il vino al Brancaccio, capito? Mi sono reso conto. C'è stato il Brancaccio? Certo, ma infatti io pure c'avevo Du Marshall, all'ultimo è chiaro. Quindi successivamente... A Bibbia è andata così, capito? Quindi... Ma tu, per esempio, no, se uno va in quell'epoca là, finito da fare il militare, le cose da dischello andavi nei negozi di musica a scovarti i dischi, perché non è che c'è stava oggi internet. No, andavi a prendere i dischi. I dischi e poi li mettevi mille volte per imparare qualche cosa. E allora li consumavi proprio, informarti, diciamo, per tutta sta musica, dovevi essere già un cultore te, perché non era facile, Però ti voglio dire, qui all'inizio tu assorbi. Quindi pure i discorsi andare a scuola, parlavate di queste cose? La scuola era proprio già era passata per me. Ah, dall'adolescenza?
No, cioè 18 anni, a 18 anni c'erano a lavorare. L'università, non era a lavorare, ah, ok. Casa, mondo operaio. Mondo operaio? Certo. Quindi c'era nel senso... Quindi. Però c'era nella comitiva parlavate queste cose. Sì, 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 c'era che... C'erano musicisti, rocchettari, insomma. Nella comitiva iniziale non erano musicisti, erano amici, amici o ragazzi, che c'eravamo un club tutti insieme, e quindi ragazzi, eccetera, eccetera. Sempre a Roma, zona Roma Nord, sì, Montemario. Montemario Trionfale. Sì. Quindi là. E che locali musicali ci stavano? Allora c'era, a parte il Piper e il Titan. Che non era proprio come oggi, insomma. No, no, poi il era proprio. Ormai ha chiuso. Allora si suonava nelle cantine, così. Capito? Dove camminavi per strada e sentivi suonare. Nelle cantine piene di ragazze suonavano. Cioè, molto spontaneamente, cioè, sì, però sì. Già voglio dire, nel senso che questo, cioè, tra, quindi a cavallo tra gli anni 60 e 70 c'era un fiorire dei gruppi, poi, sì, sì, chiamati certo. Gruppi musicali, certo, quelli certo. Che poi oggi noi possiamo rivedere dagli archivi RAI, perché certo, ce ne stanno tantissimi che hanno lasciato pure il segno, io penso ai Formula 3 che sono stati anche contemporanei certo. A voi. Sì, però ti voglio dire, per esempio, la Formula 3 erano già professionisti, capisci? Noi venivamo dal mondo alternativo, ecco perché è nata la Bibbia. Non erano canzoni. No, ma questo dice. Perché la Bibbia era? No, era un album di concetto, la Bibbia. Che mette in discussione la Bibbia. Sulla Bibbia, che mette in discussione... Io raccontavo in maniera...